Quindi la cosa peggiore è quando i genitori litigano tra di loro. Se l'educazione non è contrastante ed è fatta in sintonia, il fatto che vengono adevati, anche perché di fatto esistono, ci sono centinaia di migliaia di coppie, io non parlo di educazione, lesbiche che già hanno figli in Italia, che facciamo? Li bruciamo? Questo volevo controbattere, perché tu hai citato pagine di sociologia moderna che in realtà da sociologo mi permetto un attimo di dirti che non le ho lette, sarà una mia lacuna. Il problema è quello che diceva la dottoressa, non è un fatto sociale di accettazione, pedagogico sociale, perché proprio in questa sede Sara Viola, la tua collega che spesso e sovente è qui, ha detto che a lei sono capitati anche dei casi con bambini educati da coppie gay che non hanno disturbi che magari lei ha rilevato nelle coppie, nei figli di coppie eterosessuali. Quindi questo dipende poi dall'esperienza empirica che si deve ancora scrivere. Il problema oggi, in questo momento storico, 2011, si pone solo in termini di identificazione. E ti dico che la psicologia moderna e la sociologia moderna sono impegnate nello studio di questo fenomeno. Al momento ci si rifà a quelle che sono le grandi teorie di Piaget e di altri che hanno esplorato il fenomeno prima di noi, ma non era, diciamo, a questo livello avanzato il dibattito civile. Ma volevo proprio controbattere questa cosa. Allora, io non parlo di educazione, perché è ovvio, due uomini o due donne possono essere dei bravissimi educatori, ma non dico questo. L'educazione, l'identificazione inconscia che un bambino ha nel ruolo maschile e del ruolo femminile è qualcosa di completamente diverso.